Adesso noi andiamo in collegamento, lo vedete, Andrea Sciarretta, a cui do la buona serata, ben ritrovato Andrea, ovviamente papà di Noemi, anche presidente del progetto Noemi Onlus. Innanzitutto Andrea, facciamo da parte nostra, ovviamente di tutta la redazione di TV6, gli auguri a Noemi che ha compiuto ieri 8 anni e sembra insomma una data non casuale, perché diciamo che è un compleanno che arriva quando forse ci stiamo lasciando un'emergenza alle spalle, insomma speriamo che sia assolutamente di buon auspicio. Hai scritto peraltro una lettera molto molto bella, una riflessione attraverso gli occhi di Noemi. Ecco, come avete passato questa giornata di festa e come sono state ovviamente queste settimane? Buonasera a tutti e grazie come sempre per la vostra attenzione. Sì, abbiamo passato il compleanno di Noemi in una giornata veramente molto bella, piena di auguri, di messaggi di affetto, di sostegno, ed è per questo che ringrazio tutto l'Abruzzo e tutte le persone che hanno dedicato un momento alla nostra piccola Noemi. Sì, mi sono sentito di scrivere questa lettera attraverso gli occhi di mia figlia, perché ovviamente chi sta ovviamente soffrendo più di tutti noi è lei, perché ha la sua malattia tutti i giorni e cerca di combatterla. Quindi attraverso i suoi occhi ho cercato di rendervi partecipi di quanto sia importante in questo momento essere uniti, solidali e cercare di superare gli ostacoli, perché gli ostacoli ci sono, siamo più fragili di quanto noi pensiamo di essere, ed è importante in questo momento ripartire con il sorriso, con positività, ma soprattutto sempre con la guardia alta, cercare di essere responsabili e cercare di non scordarsi mai quanto è importante la vicinanza. È quello che cerchiamo di fare noi con il progetto Noemi, ed essere accanto alle famiglie in questo momento che ci hanno chiesto tanto tanto aiuto. Non credo che non sia mai successo come ora, perché siamo sollecitati giornalmente. Andrea, poi ovviamente parleremo anche delle figure dei caregiver, della situazione ovviamente per chi soffre di disabilità, ma volevo chiederti se questi 2 mesi che hanno fatto un po' tribolare tutti, pensi che possano aver ricondotto le persone che disabilità non hanno ad un livello mentale in cui c'è maggiore sensibilità? Noi abbiamo tribolato 3 mesi, Noemi lo fa da 8 anni, voi lo fate da 8 anni, pensi che essere stati tutti in pericolo, tutti spaventati, possa sensibilizzare un po' di più rispetto a determinate tematiche? Allora, credo che Noemi ci insegna che di fronte alle difficoltà bisogna trarne comunque un modo di riflettere, di ricominciare in modo diverso. Quindi questo è il momento in cui noi abili dobbiamo accrescere la consapevolezza di essere accanto alle fragilità, perché in verità tutti ci possiamo trovare in queste condizioni. La malattia, i virus colpiscono tutti in modo indifferente, non interessa il ceto sociale che hai o chi sei, sei semplicemente una persona che può vivere delle fragilità. Mi auguro che sia l'opportunità giusta per cercare di trarne un vantaggio, di accrescere in ognuno di noi il modo di essere e di poter fare per tutti, per il bene comune, perché se non lo facciamo ora vuol dire che è una lezione che è andata persa. Non dobbiamo dimenticarci di questi 2 mesi, perché come ben detto tu, noi abbiamo festeggiato 8 anni, e dico sempre 8 anni di straordinaria forza, ma che viviamo sempre in emergenza, noi siamo abituati all'emergenza, però bisogna accorgersi in questo momento che l'emergenza può essere di tutti, e quindi tutti bisogna essere uniti a fianco a chi ha delle fragilità.
Ti chiedo, questi sono stati mesi di lockdown in cui si sono fermate le attività produttive, ma ovviamente non solo, perché poi ci sono molti aspetti della vita di cui magari ci si dimentica troppo spesso, anche di chi si prende cura di anziani e disabili. Ecco, vuoi spiegarci anche sotto questo punto di vista com'è la situazione, come l'avete vissuta e quali sono le prospettive adesso? Allora, ovviamente la fragilità ha vissuto una doppia fragilità. Tutto il carico assistenziale ovviamente ricade esclusivamente sulla famiglia perché abbiamo sospeso l'assistenza, i centri di riabilitazione sono stati chiusi per sicurezza, quindi chi assiste il disabile, il proprio caro, ha subito veramente grandi sacrifici. Ora ripartire è difficile, le famiglie giornalmente ci segnalano disagi importanti, gli operatori domiciliari non sono sottoposti a tampone prima di riprendere l'attività, quando credo che sia doveroso fare questo. Quindi diciamo che se anche tutto sta ripartendo piano piano, il rischio è che la disabilità, la fragilità rimanga indietro. Credo che questo è il momento in cui un paese, una regione, un comune possa dare il meglio di sé, perché se non lo fa ora significa che c'è qualcosa che non funziona. Ora, ripartire significa ripartire per tutti, perché non possiamo lasciare nessuno indietro, soprattutto coloro che svolgono un ruolo determinante per la vita del proprio caro, ma soprattutto per l'asset sanitario regionale e nazionale. Andrea, ti chiedo, visto che te hai ovviamente anche un feedback da parte di altre famiglie, qual è l'esigenza più stringente, per i nuclei familiari che hanno un disabile al loro interno? Qual è l'esigenza più pressante? Poi chiaramente ce ne sono tante, però quella che richiedono tutti e che probabilmente in questo momento non c'è. Allora, ora ecco, ciò che ci segnalano le famiglie è riguardante la ripresa dei centri di riabilitazione. Cioè, la direttiva nazionale parla di poter riaprire e ricominciare, riniziare, però in verità ci sono dei problemi perché non tutti ripartono e alcuni sono ancora fermi. Ovviamente le famiglie chiedono di poter anche avere il servizio a domicilio. In questo momento diciamo, non è efficace ed efficiente. Quindi ciò che è più stringente è questo, cercare di garantire l'assistenza, ma soprattutto in sicurezza. Il personale domiciliare dei centri abitati devono avere tutti i dispositivi di sicurezza personali, ma soprattutto ora occorre un coordinamento tra ASL e attività domiciliare, perché altrimenti si rischia che si dia un servizio non omogeneo sul territorio. E le famiglie in più cosa chiedono è la possibilità di avere dei congedi e dei riconoscimenti più importanti. Vi faccio un esempio, il congedo Covid per il caregiver non è applicabile perché il congedo Covid prevede che se un genitore è disoccupato non puoi usufruire del congedo Covid che è retribuito al 50% e sono 15 giorni. Per il caregiver rimane fuori il caregiver, quindi sono delle accortezze delle quali nessuno ci ha fatto caso e non c'è stata una presa in carico forte ed importante. Ovviamente questa è una presa in carico che deve avvenire a livello nazionale. La regione sta cercando di fare nostre queste richieste, ma bisogna ampliare questa presa di coscienza. Andrea, ti saluto con una frase che hai scritto, probabilmente la più bella della lettera che hai scritto attraverso gli occhi di tua figlia, cioè il valore di accrescere l'unicità dell'essere vivi. Probabilmente
Questo è il passaggio saliente. In queste settimane ce ne siamo accorti. Speriamo di non dimenticarlo troppo velocemente. La vita, dico sempre, non è scontata. Quindi cerchiamo di applicarla con scienza e coscienza. E chi può fare qualcosa, unirsi e può donare le braccia per delle battaglie, giuste, è ora il momento di farlo. Io ti ringrazio Andrea, ovviamente, anche per aver sollevato alcuni aspetti problematici che ci sono e che speriamo che vengano presi immediatamente in considerazione per chi è affetto da disabilità e per le famiglie che ovviamente peraltro hanno anche vissuto con il timore di poter essere fonte di contagio in queste settimane, che è un'ulteriore preoccupazione ancora di più oltre alla disabilità. Grazie. Grazie ad Andrea Sciarretta per essere stato con noi. Ovviamente di nuovo auguri alla piccola Noemi. Grazie Andrea. Grazie a voi, grazie di cuore a tutto l'Abruzzo per la vicinanza dimostrata, come sempre, e senza mai arrendersi.